Oggi qui a Nos TV parleremo di scontrino elettronico, gioco d'azzardo, degli eventi che si terranno durante il weekend a San Donà di Piave e di molto altro ancora. Buonasera a tutti e bentrovati su Nos TV. Partiamo subito dalla prima notizia. La CNA di San Donà di Piave organizza lunedì 14 ottobre alle ore 18:30 presso la sede di Via Como un incontro di aggiornamento per le imprese associate sulle novità connesse al cosiddetto scontrino elettronico, cui, come è noto, dal 1 gennaio 2020 saranno tenuti tutti gli artigiani e commercianti che emettono scontrino o ricevuta fiscale che dovranno dotarsi di nuovi registratori telematici nel rispetto delle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Interverrà il responsabile metropolitano dei servizi fiscali della CNA di Venezia, Maurizio Pagotto. Sabato 12 ottobre si conclude a Jesolo la tappa veneta della campagna Ripuliamo le spiagge, condotta da Legambiente con il contributo del gruppo Vegè. A Jesolo ci sarà un doppio appuntamento, alle ore 10 presso il faro con pulizia dedicata alle rive del Sile e alle ore 15 presso la spiaggia del Mort con pulizia della pineta e della spiaggia. Quest'ultimo appuntamento è inserito anche nel progetto Life Redune sul ripristino e conservazione del sistema dunale. A tal proposito saranno presenti tecnici della Regione Veneto e dell'Università Ca' Foscari che spiegheranno i sistemi dunali e la loro importanza. Entrambi gli appuntamenti saranno chiusi da un piccolo rinfresco offerto dall'Ipertosano. Parliamo ora di salvaguardia idrogeologica, perché il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha concluso l'iter per l'affidamento di 6 interventi urgenti nei comuni di Gruaro, Caorle, Eraclea, Concordia Sagittaria e San Michele al Tagliamento. Ascoltiamo il prossimo servizio. 7 milioni di euro per interventi urgenti finalizzati a garantire la sicurezza idraulica del Veneto orientale. Li ha messi sul piatto il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che a sua volta li aveva ricevuti dalla Regione Veneto a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo dell'autunno 2018. Il denaro sarà impiegato per lo scavo del canale scolmatore di Piena a protezione del centro abitato di Gruaro, per l'adeguamento delle quote arginali del canale sindacale e per la sistemazione degli argini dei canali Commessera e Lugugnana Vecchio nel territorio della laguna di Caorle e Bibione. Quanto a San Michele al Tagliamento, sono previsti interventi di risanamento di diverse criticità idrauliche, tra cui il ripristino della paratoia del canale Cavarato e dei sottopassanti del Fossadello, il rialzo dell'arginatura della Roggia del Mulino ed il potenziamento dell'impianto di sollevamento di Villanova della Cartera. Il 15 ottobre, presso la sede ASCOM di Sant'Ostino di Livenza, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, si terrà il corso di formazione GDPR, Privacy, addetti al trattamento dati. Lunedì 14 ottobre alle ore 20:30 presso il Centro Culturale Da Vinci di San Donà di Piave si terrà il talk show Fate il nostro gioco, dedicato al gioco d'azzardo. Dal 16 ottobre al 22 ottobre seguirà la mostra laboratorio Fate il nostro gioco, allestita al piano terra, sempre del Centro Culturale Da Vinci a San Donà di Piave, con orari d'accesso dalle ore 8:30 alle ore 18, per gruppi massimo di 25 persone, dalla durata di circa un'ora. Un altro weekend di grandi eventi a San Donà di Piave. Si parte domani mattina con la Family Run, la marcia podistica non competitiva che coinvolgerà per le vie del centro cittadino migliaia di studenti e appassionati di corsa. Domani e domenica, negli stand fieristici di Via Pralungo, torna la Fiera del Fumetto, con oltre 250 espositori. Domenica, per tutta la giornata, spazio alla Festa de Apoenta, che quest'anno taglia il traguardo delle 25 edizioni. Sentiamo l'intervista al sindaco Andrea Cereser, che ci presenta questi tre appuntamenti. Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave, ritorna anche quest'anno la Family Run a San Donà, un evento di sport, ma soprattutto un evento che coinvolge la città e tantissimi giovani. Beh, la stagione di picco per la città di San Donà, quella che si apre con la Fiera del Rosario, che abbiamo appena chiuso con un risultato sorprendente di successo in termini di visitatori, ma soprattutto anche di clima particolarmente sereno per chi ha vissuto la città in questi giorni. E poi il weekend successivo tra Fiera del Fumetto, Festa della Polenta domenica e anche uno sport di grandissimo prestigio e qualità come appunto quello che ci porta alla Venice Marathon, per noi è un'occasione proprio di continuare questo clima di festa.
una città, insomma, che è sempre più vitale. È sempre più vitale e i numeri anche lo dimostrano, perché in questi giorni San Donà ha raggiunto un picco di popolazione, siamo a 25 abitanti dalla soglia dei 42.000, che non ha mai avuto nella propria storia. E quando una città cresce significa che ci sono da una parte opportunità di lavoro, occupazione e dall'altra anche qualità della vita. Quindi è sicuramente un ottimo momento per la nostra città, anche in prospettiva di quello che sta per venire avanti nei prossimi mesi con l'apertura di cantieri che realizzeranno le due nuove stazioni dei treni e degli autobus, che daranno un ulteriore impulso alla città in un contesto metropolitano. Ecco Sindaco, visto che ci siamo, appunto, non solo la Family Run a sabato, ma si diceva la festa della Polenta domenica, la Fiera del Fumetto, insomma, di fatto un altro weekend di fiera a San Donà. Un altro weekend di fiera, in realtà la festa della Polenta sarà anticipata già sabato alle 18 con un importante concerto e poi dal punto di vista enogastronomico una grande soddisfazione per tutte le frazioni di San Donà che si sono messe in gioco per questa edizione, era da un po' che non capitava, ci mancava ancora qualche comunità assente nelle precedenti edizioni. Domenica ci saranno tutte in piazza, ciascuna con qualche particolarità culinaria. Per dire che non c'è solo piadina, non c'è solo kebab, ma c'è ancora una grande ricchezza, un grande giacimento enogastronomico che aspetta solo di essere svelato e assaggiato. Concludiamo, tornando alla Family Run, correranno tanti ragazzi, correrà anche il sindaco? Il sindaco ci sarà, compatibilmente con la necessità di garantire la presenza anche alle altre manifestazioni. L'anno scorso c'ero, sono riuscito a stare insieme ai ragazzi, è una grandissima soddisfazione e conto di farlo anche quest'anno. Doppio appuntamento sabato 12 ottobre a Portogruaro sul tema Appuntamento con la Storia a cura del Lions Club di Portogruaro. Il primo si terrà alle 10.30 presso l'Aula Magna dell'ITIS Leonardo da Vinci per gli studenti degli istituti scolastici superiori, mentre il secondo è programmato per il pomeriggio alle ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale. Ospite di entrambi gli incontri sarà Luciano Tirindelli, già componente della scorta del magistrato Giovanni Falcone, sopravvissuto alla strage di Capaci. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che Nos TV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e sul canale Il 13 TV, disponibile sul tasto 13 e 605 del vostro telecomando. Vi ringraziamo per averci seguiti, arrivederci!